Prima giornata del campionato di prima categoria, al giorno C si affrontano il Città di Mercogliano e l'Hans Mons Militum di Montemiletto. Vuole Denuzzo, ci va a vedere tra le linee Denuzzo, vince il duello con gli angoli, Denuzzo è in area di rigore, prova il destro, Prodezza di Guerriero, ci prova Barletta, blocca, Ciro Ferraro. Numero 7, serve Cunzo, il movimento di Denuzzo, defende in anticipo. Chiude in calcio d'angolo. Mannevola. Parabola a rientrare. Palla in mezzo, salta Iannacone forse con Guerriero. Lo anticipa il numero 4. Poi fa fuori in un solo colpo Colella e Iannoli. Poi serve Cunzo in profondità. Carica il sinistro Cunzo. Covelluzzi in diagonale. Salva la porta. Arrivano puntuali dopo un minuto di recupero. I due fischi di Scognamiglio. Ancora Cunzo cercato, anticipato da Capone, poi Nevola carica il destro, Pereira, il cross col Maginot, tutto solo Matarazzo al volo e Montemiletto vicino al gol. Vado da Nevola, Tropeano, può puntare Capone, lo supera Tropeano, carica il sinistro, blocca Guerriero, Guerriero, alza la testa, c'è Cunzo in aria, finta di Guerriero, vuole il fondo, palla in mezzo. Palla velenosa, che Fordelisi, il tiro, Guerriero in qualche modo, Tropeano, Saminaria, Tropeano, il tiro e Mercogliano vicino al gol. Fordelisi lancia Cunzo, la posizione regolare, Cunzo contro Guerriero, Cunzo, il sinistro, Vincenzo, Daniele, Cunzo, Mercogliano, in vantaggio al 40esimo. Ciniello, palla lunga per Pereira, Rega, attenzione c'è Musso con la testa di testa e arriva il pareggio del Mons Militum al 90esimo, beffato Ferraro, Musso porta infatti il pareggio, pardon, il Mons Militum, che beffa per il Mercogliano. E tre, arrivano i tre fischi di Scognamiglio, a Monteforte termina con il risultato di Città di Mercogliano 1. Mons Militum 1.